Turn up the music. I was at a gym the other night. I was feeling real good, so the feeling was right. I came to the party for a different kind of action. The next thing I know, I was doing a Michael Jackson. Buonasera a tutti e un bel ritrovati anche questa sera per un nuovo appuntamento con l'H Granda. Questa sera ci concentreremo sul parco regionale dell'Adda Sud che si estende tra le province di Lodi e Cremona all'interno dell'H Granda. Il parco protegge il fiume Adda e tantissimi ambienti naturali che seguono appunto il suo corso come i boschi e le aree umide. Promuove non solo la tutela della natura ma anche la conoscenza di questo da parte di adulti e di bambini. Questa sera parleremo di questo argomento con il mio ospite qui studio, al quale do il benvenuto. Abbiamo una guardia parco del Parco Regionale dell'Adda Sud, Giulio Formenton. Benvenuto e buonasera, Giulio. Giulio, allora abbiamo detto che questa sera appunto parleremo appunto del Parco Regionale dell'Adda Sud, che risulta essere uno dei maggiori fiumi italiani che attraversa appunto la pianura. Ecco, dando vita ad ambienti diversi, ad ambienti ricchissimi di biodiversità, come ad esempio le zone umide. Quali sono gli habitat più importanti e le specie animali che si possono trovare all'interno di questo parco? Sì, allora, come ha detto lei, le zone paludose sono senz'altro gli ambienti più importanti del parco e sono una peculiarità anche del fiume, del grande fiume di pianura dell'Adda, come anche di altri fiumi della Lombardia, che per le caratteristiche del territorio tendono a scorrere formando delle curve, perché l'erosione dell'acqua avviene soprattutto lungo i lati del fiume per la scarsa pendenza del territorio. Queste curve più o meno accentuate in certe condizioni, come ad esempio dopo grandi piogge, possono essere saltate dal fiume in piena, che rettifica il suo corso, abbandonando la vecchia ansa, che poi va incontro a una evoluzione nel tempo molto lenta ma costante, e per il fatto che l'acqua lì non scorre più perché il fiume ha cambiato strada, dà luogo a tutte quelle trasformazioni e a quella ricchezza di forme di vita che appunto chiamiamo biodiversità e che caratterizzano questi ambienti, che sono appunto quelli più importanti per questo motivo. Le specie animali che abbiamo nel parco sono innumerevoli, e soprattutto appunto nelle zone umide o attorno alle zone umide abbiamo la grande famiglia degli aironi con tutte le varie specie, che tendono a nidificare in gruppo, in veri e propri condomini che vengono chiamati garzaie, nei boschi attorno alle aree umide. Poi abbiamo gli anatidi, infatti il simbolo del parco è il germano reale, un'anatra caratteristica molto comune. In più, per quanto riguarda i mammiferi, è presente sicuramente la volpe, è presente il tasso. Ci sono segnalazioni interessanti, tra l'altro, di animali che una volta non erano neanche presenti, come il cinghiale, e addirittura, ma da verificare, senza con questo voler far temere o voler creare paura, anche il lupo pare che si stia avvicinando alle aree del parco, e ci sono state delle segnalazioni che vanno poi verificate. Questo è un po' in sintesi. Quindi le specie animali sono tante. Sì, sono tantissime, ce ne sono anche che si sono insediate nel territorio. Tra gli aironi, ad esempio, una volta l'airone guardabuoi, che è quell'uccellino bianco che si vede nei documentari africani, di solito sul dorso di grossi mammiferi come il bufalo o il rinoceronte, poi anche per i cambiamenti climatici si è insediato con successo nel nostro parco e nidifica anche assieme agli altri aironi. Certo. Una presenza che si è insediata naturalmente, ecco, senza l'intervento dell'uomo. Assolutamente. Giulio, fare questo mestiere, quindi il guardiaparco, è un mestiere bellissimo, soprattutto per chi ama il contatto con la natura, ma che, anche per coloro che vogliono contribuire appunto a preservare questo bene. Un bene che ovviamente appartiene a tutti noi, ma anche alle generazioni future. Ecco, qual è la parte più bella del suo lavoro e soprattutto qual è la sua sfida?
Allora, la parte più bella intanto è la possibilità di stare a contatto con la natura e quindi goderne anche personalmente. Ecco. A parte questo, poi noi nella nostra attività ci rapportiamo con persone che vivono e lavorano nel parco e un nostro importante compito è in sostanza cercare di far capire a chi opera nel parco e magari trae il proprio lavoro, insomma, dall'attività all'interno del parco, che è importante riuscire a svolgere la propria attività nel rispetto di quello che è l'ambiente che il fiume Adda ha creato nel suo corso, insomma, in tutti i millenni in cui scorre. La grande sfida è riuscire in certo qual modo a creare una forte emozione positiva nelle persone che vengono al parco e che magari portiamo in giro, soprattutto anche le scuole, i bambini che sono le nuove generazioni, poi saranno quelle che poi si spera usufruiranno e dovranno governare il territorio. Una forte emozione perché questo tipo di emozione forte e positiva rimane nello scrigno dei ricordi di ognuno di noi e può affiorare poi nei momenti anche dell'età adulta successiva e quindi rimanere in qualche modo, far rimanere la persona legata alle esperienze positive che ha ricevuto frequentando il parco. Questi luoghi. Questo è un po' la sfida. Non è facilissimo perché, come diceva un maestro dell'educazione ambientale, una cosa è lavorare in un territorio come le Alpi e le zone più spettacolari, una cosa invece in pianura, però ci riusciamo, insomma, o ci proviamo. Esatto. Giulio, per la conservazione del parco, diciamo, nei progetti della conservazione del parco ce ne sono alcuni davvero speciali, come ad esempio quello della reintroduzione della cicogna bianca in natura. Ecco, la cicogna bianca, che sappiamo tutti è un uccello bellissimo che purtroppo è in declino nelle nostre campagne. Ecco, quando è nato questo progetto e soprattutto a che punto siete? Certo, il progetto è nato nel 2001, si è inserito in un'idea che la LIPU, la Lega Italiana Protezione Uccelli, aveva già avviato in passato, nel tentativo di far ritornare la cicogna che anticamente era presente sul nostro territorio, soprattutto lungo i grandi fiumi della pianura, che sono un po' anche le strade, chiamiamole autostrade, che le cicogne seguono quando migrano o verso l'Africa o di ritorno verso l'Europa dove nidificano. Le cicogne seguono un po' il tragitto dei grandi fiumi. È nato nel 2001, come dicevo, con la LIPU, a distanza di quasi 20 anni, perché l'anno prossimo saranno 20 anni che questo progetto va avanti, il successo è notevole. Abbiamo formato un numero elevato di coppie che adesso non nidificano soltanto nell'area della stazione di ambientamento, ma anche nelle zone, nei dintorni, quindi con un numero considerevole. Importante. Di coppie, sì. Giulio, allora vediamo anche insieme una testimonianza di chi si occupa della cura di questi animali all'interno del parco di Castiglione d'Adda. Io sono Luigi Galeani, sono un volontario del Parco Adda Sud. Mi dedico a questo progetto che è iniziato nel 2001 per integrare le cicogne nel nostro territorio. Qui a Castiglione, in questa sede, abbiamo i due fiumi, l'Adda e il Serio, abbiamo delle lanche e abbiamo anche dei prati stabili che sono proprio l'alimentazione giusta per le cicogne. Noi abbiamo 20 coppie fuori che sono libere perché noi a rotazione le liberiamo, abbiamo 3 coppie dentro che ha fatto i trepugli. Ormai i trepugli adesso sono leggermente adulti e si notano meno. Se notate, ha le gambe che sono leggermente più chiare perché è ancora la più piccola dei pulli. Eccoci, questa specie bellissima. Giulio, allora, potremmo dire, da quello che ci ha raccontato, che il parco è davvero un luogo bellissimo da vivere per tutti, sia grandi che piccoli. Quindi, diciamo, si può apprendere tantissimo, ma ci si può anche divertire. Sì, certo, il parco è svago anche, è divertimento inteso come
come passare la giornata, ad esempio in ambienti attorno al fiume dove è possibile rilassarsi, anche prendere il sole, perché no? E anche sport. Con queste belle giornate soprattutto. E anche sport, perché lungo i nostri percorsi ciclabili, che si sviluppano un po' su tutto il territorio del parco, è possibile compiere percorsi ad anello anche abbastanza lunghi, che quindi consentono a chi si cimenta in modo un po' meno, diciamo così, turistico, un po' più sportivo, anche in cose notevoli. E anche storia, perché all'interno del parco i vari paesi sono ricchi di monumenti, di castelli, a partire da Lodi, che è un po' la capitale del parco. Ecco. Esatto. Giulio, quindi le cose che si possono fare all'interno del parco sono tantissime. Sono tantissime. Abbiamo certo. Elencato qualcosa, però tutte le informazioni le possiamo trovare anche sul sito parcoaddasud.it. Io devo andare in pubblicità, per cui Giulio la ringrazio tantissimo per essere grazie stato qui con noi. E ringraziamo per questa opportunità. Grazie a lei per essere venuto. Ringraziamo anche voi amici da casa. Io vi auguro un buon proseguimento di serata. Turn up the music.